Wow, spettacolo, finalmente abbiamo trovato un posto dove pranzare. Wow, al mio pozzo dei desideri, perfetto. Mamma mia, che ha inventato la birra, ragazzi. Tanta roba. E che ci faccio qua, eh? Ora ve lo dico. Facciamo la birra che non cada, perché è sacra. Pranzetto, sotto la macchina più o meno mezz'ora di cammino e niente, sono uscito a testare la mia nuova videocamera. Ciao ragazzi, benvenuti su Avventure di Pesca. Allora, dopo varie scelte, indecisioni, se prendere una GoPro, se prendere un'altra action cam, alla fine ho deciso per la Insta 360 Go 2. Sto filmando tutto con quella oggi. Dovevo registrare il video, magari lo registro dopo, quello sui materiali per costruzione delle mosche, ma con questa giornata ho deciso di uscire a fare due passi nella natura. Ho preso la macchina, sono andato al mio posticino, sono su a piedi mezz'oretta e adesso facciamo un paio di test video. Sono preso su una bella birra, un po' da mangiare, gli occhiali polarizzati e dopo spio un po' i pesci, perché a me piace vedere come si comportano. È strano, ma guardarli, al suo fascino, anche osservare un po' il loro comportamento, e bisogna anche conoscere il proprio avversario. E niente, adesso mangeremo qualche cosa, faremo un paio di riprese. Vediamo un po' il potenziale di questa mini action cam, ma non posso farvela vedere, ma sapete bene qual è, andate a vedere un altro video, al limite non è un problema. Adesso prima mangiamo e poi vediamo un po' com'è la situazione. Giornata spettacolare. Il pozzo dei desideri. Non posso farvelo vedere, non posso spoilerare.
Per rispetto di questi pesci, pure io qua non ci pescherò mai. Mamma mia. No. Non ci sono emissioni né niente né semine qua. Se comincio a pescare qua, arriva su qualcuno, fa strage, è finita. Non posso farvelo vedere. Ecco, bene ragazzi, mangiato, mangiato, ho dato ai miei amici pesci, adesso è ora di inviarsi, torniamo a casa e vediamo di registrare il video sui materiali, la costruzione delle mosche. E mi raccomando, quando uscite così in natura non lasciate in giro niente. Perché ultimamente sta diventando uno schifo dappertutto, rottame di tutto. Mamma mia. Boh. Eccezionale questo zaino. Non pesa niente, 28 litri, leggerissimo. Cominciamo a scendere. Bene ragazzi, questo test videocamera Insta360 Go 2, quello che è, piccolina, si conclude al termine. Adesso torno in giù, ho provato un po' le varie funzioni, slow motion, l'ho attaccata qui, l'ho attaccata al cappellino, ho visto un po' come si comporta, veramente leggera. Adesso vedremo un po' in pesca cosa succede, ma io penso che metterla sul cappellino o al petto veramente è come non averla, pure impermeabile, non è il case chiaramente. La batteria sembra che finché mai, al limite ti porti dietro un piccolo power bank. E niente, piccolo video test, mangiato abbiamo mangiato, ci siamo goduti sta giornata, adesso vado giù a registrare il video. Quello sui materiali per costruire gli artificiali, le nostre mosche. Bene ragazzi, che dirvi? Spereremo che funzioni in pesca. Tutto da testare ancora. Comunque semplicissimo da usare, sono contento veramente. Speriamo che la stabilizzazione è buona. E niente, che dirvi? Iscrivetevi al canale, commentate, mettete pure un like. Ma soprattutto iscrivetevi, intanto è gratis, finché è gratis. E niente, dai, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. E come sempre, canne piegate, grandi pescate. Ciao ragazzi!